stato intitolato a Don Luigi Riva, per oltre 50 anni parroco della frazione di Sasso Corvaro Auditore, il parco alberato sorto a Valle Avellana. 60 gli esemplari piantumati da Comune e Banca di Credito Cooperativo del Metauro, finanziatore sensibile al tema ambientale. Lecci, ornielli, roverelle e aceri campestri sono stati distribuiti su una superficie di 4.500 metri quadrati, fornita dalla parrocchia di San Giorgio e inaugurata il 9 marzo scorso. Si rinnova per il terzo anno consecutivo il progetto Piantiamola, che prevede di piantare un nuovo albero per i nuovi soci entrati nella banca nell'anno 2022. E questo è il modo che abbiamo scelto per festeggiare l'ingresso dei nuovi soci, che sta continuando sempre in maniera crescente. Anche nell'anno 2022 sono entrati oltre 250 nuovi soci e soprattutto oggi ci troviamo qui a Valle Avellana nel comune di Sasso Corvaro perché a dicembre 2021 l'apertura della filiale mercatale ha portato l'ingresso di circa 60 nuovi soci nell'ultimo anno e quindi oggi li festeggiamo piantando questi 60 alberi qua. Questo è un modo per non solo confermare la volontà della banca di essere vicino al territorio e quindi ai soci che sono la loro espressione diretta con dei prodotti bancari vantaggiosi, oltre al conto corrente, le carte di credito, gli sconti sulle polizze, ma essere socio è anche condividere dei valori e il valore della sostenibilità ambientale è un valore su cui noi vogliamo puntare per soprattutto dare un messaggio con i giovani, le nuove generazioni. L'iniziativa rientra nel progetto Piantiamola, promosso dalla BCC del Metauro, che prevede la messa a dimora di un albero per ogni nuovo socio della compagine sociale. Esaudisce così il desiderio dell'attuale parroco, Don Tarcisio, di ampliare l'area verde adiacente all'eremo di Santa Maria in Silvis. Essendo già da molti anni questo posto dedicato per l'accoglienza di campi scout, del reparto quindi con le tende, ho avuto l'idea di fare piantumare questo campo perché gli scout potessero giocare meglio e quindi fosse più adatto per le attività che fanno. L'idea poi è stata accolta dall'amministrazione comunale di Sasso Corvaro Auditore e sta nascendo appunto questo nuovo parco che sarà intitolato a Don Luigi Riva, che è stato parroco di Valle Avellana per oltre 50 anni, quindi una figura semplice, bella, una bella figura amata un po' da tutta la vallata, dalla media valle del Foglia. Piantare alberi, come ricordano anche gli obiettivi dell'Agenda 2030 dell'ONU, è tra le forme più efficaci ed auspicabili nella lotta alla crisi climatica, intervenendo così nella tutela dell'intero ecosistema e della biodiversità. Si tratta di un'azione importante per radicare le buone prassi del risparmio energetico e più in generale compiere azioni ispirate alla sostenibilità. In fin dei conti questo è l'obiettivo del credito cooperativo, è la missione, essere presente laddove gli altri se ne vanno e qualche volta trascurano anche le cose essenziali, quelle importanti, quelle a cui credono le persone e gli abitanti del luogo. Quindi il credito cooperativo è nato in funzione di questo obiettivo, essere presenti là dove gli altri non trovano interesse ad esserci. Ed è bene quindi che le risorse che si producono in questo territorio rimangano nel territorio, perché il credito cooperativo non può far altro che reinvestire quello che raccoglie nel territorio in cui opera. Il 95% degli impieghi del credito cooperativo devono essere riversati nel territorio in cui li raccoglie. A scegliere le piante arboree, nel rispetto delle peculiarità del territorio, è stato il botanico Leonardo Gubellini, mentre la piantumazione è stata realizzata con l'impegno delle classi prima A e prima B della scuola secondaria di primo grado dell'Istituto Omnicomprensivo Montefeltro. È fondamentale in queste iniziative coinvolgere la scuola e coinvolgere i giovani, in quanto bisogna passare ai fatti, non solo parlare di educazione civica, di rispetto ambientale, ma di fare delle azioni concrete per far capire ai ragazzi quanto è importante il rispetto per la natura, attraverso queste attività e queste azioni concrete. Un parco che verrà dedicato e intitolato al nostro caro Don Luigi Riva, che è stato prete in questa
parrocchia per tantissimi anni, quindi in occasione del Santo Patrono che si svolgerà il 23 aprile di quest'anno verrà inaugurato il parco che realizziamo insieme alla banca, insieme alla scuola. Quindi devo ringraziare la BCC per aver sostenuto, per aver donato le piante che oggi piantiamo, e ringrazio Don Tarcisio, quindi la parrocchia di Casinina, nel nome di Don Tarcisio, per aver pensato a questo progetto, a questo bellissimo progetto che noi come amministrazione l'abbiamo da subito sostenuto. Questa realizzazione di questo parco rientra in un insieme di iniziative rivolte alla scuola, rivolte ai giovani per l'educazione ambientale. Seguiranno poi anche altre iniziative proprio mirate al rispetto dell'ambiente e a migliorare il senso civico nei ragazzi, perché credo che una volta che i ragazzi si impegnano a ripulire con le loro mani i parchi che purtroppo noi sporchiamo, tutti sporchiamo, e forse ci ripenseranno prima di gettare una carta a terra. Quindi oltre le parole bisogna far vedere ai ragazzi che esiste anche una fatica, ma ci sono anche delle azioni da fare quotidianamente. Tutto nasce, voglio raccontare perché l'ho seguito in prima persona, da una richiesta di Don Tarcisio, il nostro parroco. Allora mi è scattata subito l'idea, perché questo è un campo dove vengono d'estate i Boy Scout, allora piantumare delle piante sembra una cosa bellissima. Mi ricordavo un progetto della BCC del Metauro, ho subito contattato la direttrice della filiale di Mercatali, la Tiberi Francesca, gli ho esposto il progetto, il quale si è attivata con gli uffici della BCC del Metauro, che ringrazio in modo particolare a Samuele Conti, perché abbiamo avuto un bel riscontro e abbiamo preso di petto il progetto. Lui l'ha presentato alla sua direzione e è piaciuto tantissimo. Per questo ringrazio veramente sia la parrocchia, Don Tarcisio, ancora una volta la BCC del Metauro per lo sforzo anche economico che hanno fatto. Io stesso sono un socio, quindi loro ogni anno piantumano un albero per un socio. Quest'anno siamo 60 qui alberi, 60 nuovi soci. Auguri alla banca per il bellissimo progetto che ci ha sponsorizzato. Un grazie va alle scuole, all'Istituto Comprensivo di Sasso Corvaro, che farà partecipare questi ragazzi, all'amministrazione comunale della quale io faccio parte. Un bellissimo progetto. L'iniziativa, avviata già nel 2021, ha consentito di piantare 93 alberi nella foresta demaniale delle Cesane, mentre lo scorso anno sono stati piantumati 238 alberi grazie alla nascita del primo bosco urbano a Fermignano. La banca è una banca in crescita, è una banca che, nonostante le sue dimensioni, con il nuovo gruppo ICREA dove facciamo parte, rimane una banca del territorio, è una banca che investe nel territorio e che reinveste le proprie attività nel territorio. Siamo vicini ai giovani, siamo vicini alle famiglie, siamo vicini anche a tutte le imprese, per cui oggi è estremamente importante, anche se andiamo in un mondo di digitalizzazione, comunque è estremamente importante essere vicini anche come presenza al territorio. Più piante riusciamo a piantare, più alberi ci sono, e meglio sarà per tutti, soprattutto in queste aree qua, in questa vallata del Foglia. In passato ci sono stati grandi disboscamenti, ora ripiantare alberi ha un significato veramente importante per compensare quello che è stato e quella che è stata la scelta del passato che ha modificato il paesaggio. E è detto anche che gli alberi sono organismi che hanno bisogno della nostra attenzione, che qui abbiamo scelto piante che erano adatte a questa zona, che sono piante autoctone, che sono il leccio, la roverella, l'acero campestre, l'orniello, il carpino nero, mentre tutto attorno, lo vediamo anche in questa zona, vennero utilizzate piante da rimboschimento, conifere provenienti da altre zone e piante comunque non locali. L'importanza di trovare le piante giuste che possono sopportare il clima attuale è fondamentale, perché queste sono alberi che devono avere un futuro e hanno una tale importanza dal punto di vista simbolico, oltre che concreto, che queste piante devono avere successo. Questi ragazzi devono tornare, e gliel'ho detto, avranno la possibilità di tornare qui e vedere un bosco, ed è il bosco che hanno fatto loro.